Si chiama contemporaneo, ma è destinato a oltrepassare il presente ed aspirare all'immanente. È il mondo scandagliato attraverso le opere di 25 artisti italiani racchiuso nel progetto dal titolo I narratori del nostro tempo. Un lungo e certosino percorso di ricerca, selezione e commento si è concluso nel settembre 2024 con la presentazione dell'omonimo volume a Roma nella cornice del Centro Congressi di Piazza di Spagna. L'idea della critica storica dell'arte Leonardo Zappulla di valorizzare gli artisti in vita quando è possibile trasmetterne il messaggio cogliendone anche le più sottili sfumature ha sposato il supporto dell'editore Sandro Serra di Falco e la Fondazione Effetto Arte, ricevendo infine il sigillo del critico per antonomasia Vittorio Sgarbi, che ha studiato e recensito le opere firmandole di proprio pugno per attestarne il merito. La cerimonia ha visto la partecipazione di gran parte degli artisti. Età, stili, tecniche, storie e linguaggi differenti, ad unirli la sintonia su un'unica frequenza, la ricerca di un tempo e di uno spazio universali, il dietro le quinte del racconto del progetto nelle parole dei protagonisti. Il contesto è quello di un incontro molto riservato, quasi a porte chiuse, no? E così come sono stati questi incontri a porte chiuse che tu hai portato avanti con Vittorio, c'era anche Rino, nel quale appunto hai presentato gli artisti, hai parlato dell'autostoria e hai visto, caso raro, Vittorio concentrato a studiare, ad ascoltare e poi a esprimere un giudizio che è rimasto immortalato. Mi sono fermato prima che tu entrassi per il doveroso applauso al concetto di testimonianza visiva o televisiva che è un po' retro, un po' anni 80. Ma Vittorio Sgarbi è un personaggio televisivo, cioè, Vittorio Sgarbi è la televisione degli anni 90 più che degli anni 80 ed è il primo critico d'arte italiano conosciuto dal il signore che porta via la spazzatura nella nostra strada, al medico, all'avvocato, cioè è conosciuto in maniera trasversale da tutti. È il personaggio che più rappresenta l'arte nel nostro paese, che ha difeso e tutelato spesso in maniera maniacale, folle, quello che sono i diritti degli artisti. Se c'è una cosa che io ho imparato da lui e che abbiamo imparato, che abbiamo cercato di mettere come focus principale della nostra avventura, è quella del diritto alla creatività. Io prima di conoscere Vittorio Sgarbi ero anch'io tra quella schiera di persone che dividono il pittore dall'artista, chi sa dipingere bene da chi si improvvisa, chi è un professionista da chi dipinge per diletto. Ed è qualcosa che mi portavo anche dentro, non riuscivo a capire, ho iniziato a lavorare che ero estremamente giovane. Quando ho incontrato Vittorio, l'insegnamento che ha dato a me, ma che ha dato a tutti, e che poi ha dimostrato anche in occasione della Biennale di Venezia, quando lui è stato chiamato a essere curatore del Padiglione Italia, che realmente tutti gli artisti hanno diritto alla creatività, quindi hanno diritto di testimoniare ed esprimere quello che è il loro sentire, il loro fare arte, che poi possa piacere o non piacere, restare nella storia oppure no, però è degno di attenzione, meritevole di stima e meritevole di rispetto. Abbiamo una sola certezza, l'artista e il creatore ha una sola certezza, e questo lo dico sempre, da quello che imbratta le tele per passare il tempo, al grande tecnico o al grande comunicatore, in questo caso narratore. Quello che fate sopravviverà a voi. Ed è vero. Io non credo, cioè è impossibile che un vostro dipinto tra 100 anni, quando non ci sarete più, o tutta la vostra produzione verrà dispersa, bruciata, distrutta, assolutamente. Ci saranno delle opere che resteranno in alcune pareti, e ci saranno dei bambini che si fermeranno a guardarle e sogneranno, o degli adulti che nelle giornate tristi si perderanno nei vostri dipinti, nelle vostre sculture, nelle vostre fotografie. Questo è il potere dell'arte, è il potere di essere narratori del proprio tempo, e voi lo siete. Tornando a Leonarda, Leonarda è un'avventuriera,
nel senso positivo del termine, lo siamo tutti. Questa signora avventuriera, questa dottoressa, questo critico, questo storico, un giorno mi parla di un progetto che, tanto per cambiare, vedeva come principale attore Vittorio Sgarbi, Vittorio Imprevedibile. E quindi dico sempre: no, non se ne fa niente, impossibile. Quando lei dice: no, ma guarda, Vittorio dovrebbe venire in uno studio a porte chiuse e parlare di artisti, e noi lo riprendiamo e poi quello che lui dice lo montiamo e lo mettiamo sulla sua pagina social. Per me è già impossibile gestirlo quando dobbiamo farlo venire un'inaugurazione di una mostra, e non so, anche adesso, dopo 20 anni che lavoro con lui, a che ora arriverà. Quindi immaginate l'idea di dire: vabbè, noi coinvolgiamo gli artisti, raccogliamo tutto questo e ci sta. E poi nello stesso tempo, Leonardo ti ha detto: ma è impossibile che lui riesca a stare chiuso in una stanza per quasi un giorno a parlare di artisti in maniera concentrata? Invece gli è piaciuto. E invece gli è piaciuto. È diventata una pratica a lui gradita. Una pratica lui gradita. Sì. E quindi a questo punto, insomma, non posso far altro che dare mente a Leonardo per questa sua lungimiranza, per questa sua visione, per un progetto che è nato così, in sordina, senza neanche dare tanto, anche perché poi, insomma, l'idea era proprio quella di fare qualcosa di esclusivo, di Sì. riservato a pochi artisti. E niente, volevo finire la presentazione per farti gli elogi, visto che dici che lo Grazie. mai, ma quando. Quando, come in questo caso, i tuoi sono veramente meritati. E poi gli artisti sono realmente fantastici, hanno questa capacità di capire quando un progetto è veramente importante ed esclusivo come questo, e non è assolutamente da tutti poter vantare una presentazione di Vittorio Sgarbi su una pagina Instagram social che fa visualizzazioni da paura. Milioni. Milioni di visualizzazioni, cioè equivale quasi ad avere una presentazione su non lo so, su un'emittente nazionale, che ormai insomma Sì, adesso i social sono più seguiti sono delle più TV. seguiti delle TV, non a caso gli influencer guadagnano più dei personaggi televisivi, cioè è una cosa incredibile. Io che sono ancora molto, molto televisivo e poco social, mi stupisco della Ah cosa. no, E quindi il nostro plauso a Leonardo, alla tua capacità, anche ai collaboratori come Rino Lucia che ti hanno aiutato in questo progetto, a Barbara Romeo che è stata pure di aiuto in questa seconda edizione dei narratori. E quindi che dirti? Brava, complimenti e grazie agli artisti, ti cedo la parola, che non grazie. voglio dilungarmi, prego. Beh, intanto un grazie a chi ci ha creduto come me. Sembrava una missione temeraria, invece abbiamo avuto quello che volevamo, alla fine una testimonianza di una persona che sta facendo e fa la storia, dei nostri giorni, che parli di artisti come voi che piano piano state scrivendo le pagine di una storia dell'arte che vedranno anche le generazioni a seguire. Quindi tutto in realtà è nato proprio da un progetto poco precedente ai narratori, il progetto che si chiamava Storie di Artisti. Un progetto che ci ha in qualche modo uniti nel momento della difficoltà. Eravamo in piena pandemia. Le mostre non si potevano fare, non potevamo fare assembramenti. E allora, parlando, discutendo, perché sempre le cose poi nascono, la creatività è un po' come una partita a ping pong. Tu parli, l'interlocutore risponde e nascono i progetti. È nato un progetto che si chiama Storie di Artisti, che io poi propongo a Sandro e lui da editore mi dice può funzionare, è perseguibile. E allora nasce Storie di Artisti, dei piccoli documentari che durano 3 minuti, proprio perché si pensa alla divulgazione social, dove scorrono le vostre opere, dove scorrono le foto degli artisti mentre dipingono, le foto degli artisti mentre sono
nelle cerimonie importanti dove possono fare vedere le loro opere, quindi nelle sale espositive. E sotto viene montato un video, viene montato un audio, una traccia audio, che è un testo biocritico, un testo che parla dell'autore e che parla delle sensazioni che quell'opera ha generato in chi la sta guardando. E quindi nasce Storie di Artisti. Poi questo progetto va su un'emittente nazionale che si chiama Odeon TV e diventa nazionale. Tanti artisti ne prendono parte, tra cui un artista che si chiama Alina, che saluto e che magari avrà modo di vedere questo intervento, che essendo un'amica comune mia e di Vittorio fa vedere queste piccole pillole a Vittorio, a lui piacciono e anche lui dice è perseguibile, si può fare, perché il mio intento era quello non di parlare io o Sandro o un altro critico degli artisti, ma di far parlare Vittorio che ha questo potere incantatore che ci ha fatto entrare nelle case attraverso la televisione. La storia di Michelangelo, la storia di Donatello, di Raffaello. E perché non poter raccontare la vostra storia? Perché non poter dare un contributo per gli artisti in vita, per chi lascia oggi una testimonianza? Allora, secondo me, la focalizzazione sull'artista, lo studio, le interviste, quindi uno studio che non è uno studio filologico, ma uno studio dalla fonte di prima mano, quindi dalle vostre informazioni. Quando siamo andati a fare queste registrazioni, la prima volta con Pietro, col papà di Sandro, la seconda volta con Rino, abbiamo avuto modo di poter mettere sopra un tavolo di studi queste che sono le vostre interviste, le domande a voi fatte, le vostre risposte, e quindi la vostra esperienza personale, i vostri viaggi, le vostre esperienze. Tutto quello che magari proprio nella vostra stratificazione della memoria ha contribuito a generare la vostra produzione artistica e quindi a lasciare traccia della vostra unicità. Vittorio Sgarbi incontra per la prima volta dal vivo gli autori delle opere. Dopo averle studiate, il racconto è in presa diretta a volo d'aquila. Testi critici a cura di Vittorio Sgarbi. In realtà sono parole. Sono stato per qualche giornata con gli amici del Falco di Zappulla e ho visto delle immagini, ne ho scelte, quelle immagini hanno ispirato delle parole, parole che sono state dette come una risposta alle immagini e come tentativo di sentire che cosa legasse questi artisti a me. E allora vorrei dire che la prima cosa, visto che noi siamo, io sono persona che ha parlato, voi siete le persone che hanno illustrato e raccontato il mondo, sia giusto dire che sono qua presenti Francesca Bernabei, Bug Gabriel Pandiani, le parole sono nell'aria e la firma rimane la testimonianza che io quelle cose che ho visto e che ho sentito, come la visione pop artistica di Gabriel Pandiani, o i paesaggi così pieni di pulizia e di meraviglia di Anna Carignani, le sculture classiche che richiamano la tradizione della scultura italiana degli anni 40 e 50, in particolare Messina di Luigi Caserta, un riferimento a Cristo con la memoria del grande Cristo San Salvador Dalì, che è stato esposto qua a Roma di Matteo Curcio, e poi il divertimento, il gioco, la riproduzione senza fine, delle parole senza fine che escono da lei mentre tace, della Gioconda, dell'opera della Toschia. Una pittura che richiama la pittura della scuola romana, che richiama Alberto Zileri, che richiama Maffei, che richiama questa pittura calda, è quella di Aristide Cantalamessa, di cui vedo qui una bruna parlante, sensuale, stimolante. Viceversa, Antonella Gensale, sto riguardando l'opera che non ricordavo, e sento una freschezza, una spontaneità, una pittura che è fatta di colori
colore vibrante, mosso come un'onda della coscienza, invece più riflessiva e più sofferente è la visione notturna, come in un'estasi, come in una eccitazione che deriva dalla concentrazione della notte di Giuliano Gentile. Guardo Ian No, Vincenzo Giannone, con questo ponte, mi rendo conto che in questo caso ho pensato alla pittura di Derain, dei pittori francesi legati al gruppo Fauve, qualcosa che ripensare alla grande pittura del Novecento e fidarsi ad essa. Mentre invece in una dimensione che fa diventare la figurazione e astrazione, vedo Nina Gonzalez con la sua città vuota, che è vuota anche perché la città diventa rarefatta, diventa una forma astratta. Daniela Grifoni, Francesca Guetta, è una artista che gioca con le cose, che installa, quindi mette insieme le valigie di un viaggio, mette insieme tavoli, oggetti e spazi che le contengono per dare il senso di un percorso mentale che ha una sua efficacia e una sua forza. Della decorante abbiamo detto, e delle affinità e dei luoghi visti in Cambogia, in Veneto, con i miei stessi occhi, molto ispirata con un riferimento alla pittura quattrocentesca, agli affreschi di scuola lombarda, direi, di Zavattari a Monza, e Rosalda Magliocca, che mette insieme una giovane donna, Martina, che sta suonando il suo flauto, e dei musicanti della tradizione quattrocentesca ispirati agli affreschi di Zavattari. Molto sensuale e con riferimento forse autobiografico, ma da illustratrice, è Vera Mastrangelo, che ispira e fa pensare a un testo letterario di queste immagini, o queste immagini sono collegate, quindi letteratura e pittura. Una dimensione surreale che fa diventare dei blocchi di bassorilievi con figure maschili delle grandi colonne come le colonne d'Ercole, è la condizione del desiderio di questo artista Giovanni Panzavolta, che ha un collegamento con il surrealismo, soprattutto con Dalí, con Tanguy, con i pittori surrealisti. Mentre invece originale, senza collegamenti diretti a fonti novecentesche, nella sua pittura libera si mostra Gennaro Posa, con questa scomposizione che rende gli elementi geometrici poi forme chiuse e figurative. Con un segno libero, con una tecnica che è quella di un gesto che diventa forma, si muove Tiziana Prato, che pensa al mare, pensa alle onde, pensa alle impronte, pensa a un segno che è anche musica, con una sua originalità. Risale a una croce classica che rimanda agli affreschi abruzzesi del 400 e del 300, come quelli che sono San Panfilo d'Ocre, la fantasia di Angelo Maria Riocci, nel suo Cristo crocifisso, una croce dipinta, in una tecnica mista con Latina e materiale di recupero, cioè la tragedia, la passione di Cristo diventa un motivo per prendere degli oggetti, delle cose che sono state abbandonate, quindi sono materiali di recupero su cui costruire una forma classica, quindi la convivenza tra la storia, la tradizione, la grande ispirazione religiosa e la iconografia di una croce dipinta e latine e materiali di recupero. Una fantasia gentile, tanto da creare un cosmo come fatto di farfalle, è quello di Francesco Sposito, che traduce la sua gentilezza, la sua sensibilità, questi omaggi floreali o cosmici, che sono un'ispirazione astratta, ma legata anche al rapporto che abbiamo con il cielo.
mentre una pittura espressionistica, libera, di puro segno, che può rappresentare il movimento del mare, è una pittura di emozione, è una pittura di immersione, è una pittura in cui il mare, il cielo e il tramonto convivono, è l'opera che vedo, e con una verità espressiva molto vibrante, di Daniela Troina Magri. Laura Durgan usa una tecnica mista per rappresentare un'idea di luce, un'idea di buio da cui esce la luce, che si compone secondo uno schema classico entro una cornice tradizionale neobarocca, e quindi è una ragazza molto giovane che sperimenta, tiene insieme anche lei, come in alcuni casi precedenti, in particolare nel caso della croce di Pinza che abbiamo illustrato, di oggi, tiene insieme antico e moderno, tiene insieme la tradizione e anche l'invenzione pittorica completamente innovativa. Così vale per la bella pittura che mi richiama un grande maestro di cui sono stato amico, che era San Tommaso, e qui vedo che faccio riferimento anche al pittore delle impronte, cioè Antonio Recalcati, Paolo Lupieri, che è il più tradizionale in fondo tra i pittori che ho indicato qua, perché non cerca strade nuove, ma sta dentro l'alveo dell'astrattismo, secondo uno schema conosciuto, classico, che lui interpreta con una forza di contrasto, che fa adombrare anche l'astrazione delle immagini, che vi è una contaminazione tra la pittura figurativa e la pittura astratta. E chiudiamo con le sculture in legno, che sono tratte da legno che hanno già la forma umana, o una forma comunque riconoscibile, quindi prendendo dalla realtà quello che la realtà ha già in qualche modo elaborato, come se la mano dell'artista e la mano della natura potessero vivere insieme e dire la stessa cosa, cioè parlarsi, dirsi che l'uomo crea e la natura che è creata ricrea, e l'opera come tentatrice del mondo di Salvatore Antonio Vacca. Ecco, ho voluto ricordarli tutti per dire che fu un lavoro in cui io mi confrontai con le loro immagini, che in parte ritrovo, in parte riconosco, e che hanno ispirato una mia parola come tentativo di spiegare, che l'arte alla fine è spiegabile, perché non ha bisogno di parole, l'arte si spiega attraverso i segni. La critica è un servizio che serve perché qualcuno che abbia davanti queste opere si senta in qualche modo confrontato da una parola che è quella del critico. Le vostre opere sono tutte autentiche perché nascono da una verità interiore che voi esprimete e che attende di essere riconosciuta, come io vi auguro.